ragazzi, sono Darkest Beppe, ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo qui ritornati su FIFA 17 e siamo qui, scusatemi per l'assenza, non mi sono fatto sentire per quasi più di 2 settimane, ma siamo qui ritornati su FIFA 17 per farvi vedere la mia nuova squadra, che è veramente la squadra migliore e più forte che io abbia mai avuto su FIFA 17. Adesso ve la faccio vedere, è la Serie A, penso che dal titolo l'avrete già capito. Allora, possiamo partire dalla difesa. Allora, mettiamo Serie A. Allora, il mio club, ovviamente quando io registro FIFA decide di no, ok. Allora, il mio portiere è Handanovic. Allora, l'ho preso, raga, perché a parte che avevo intenzione di prendere, vabbè, dopo capirete, no. Però l'ho preso perché avevo già provato Buffon e non mi sembrava così tanto forte. Ho preso Handanovic giusto per provarlo, non l'ho pagato neanche tanto, 12.750 per un 87, che alla fine è poco. E devo dire che è forte, non mi ha fatto quelle paperate che magari mi faceva Buffon. Però devo dire che soprattutto, devo dire una cosa, che nel piazzamento è veramente veramente forte. Mi ci trovo davvero bene con lui. Ho fatto soltanto 8 partite con questa squadra, e perché l'ho fatta da poco questa squadra qui, appunto. E niente, questo qua è il mio portiere, ve lo consiglio, perché anche Buffon, però vi consiglio più Handanovic, secondo me. Poi difesa, non potevo che non mettere il Giorgio, e dall'altra parte Barzagli. Anche loro mi hanno fatto 14 partite, è vero perché Handanovic io l'avevo preso in prestito prima per provarlo, mi sono trovato bene e poi l'ho comprato, e ho fatto 14 partite sia con uno sia con l'altro, credo, se non mi sbaglio. Però devo dire una cosa, io, secondo me, Barzagli è molto molto più forte di Chiellini. Non capisco il motivo, perché cioè Chiellini c'ha delle statistiche che fanno paura, è pure un 88. Però devo dire che Barzagli, anzi, guardate quanto l'ho pagato Barzagli, 9.400 crediti, un 86, 9.400 crediti, pochissimo. E devo dire che anche con lui mi trovo davvero molto bene. Mi trovo meglio con lui che con Chiellini, detto sinceramente. Forse perché Chiellini e Mancino lo vedo nella realtà. Vabbè, non voglio entrare in quel discorso. Però vi consiglio loro due come centrale di difesa. Sostituto, come avete visto, ruolo di C. Avete visto che ho Manolas, gli altri due no, perché li avevo presi per la sfida creazione rosa. Manolas, che ancora mi sembra che non l'ho mai provato, ha fatto una partita perché forse non avevo abbastanza crediti per prendermi Chiellini, e l'ho pagato 3.700 crediti. Alla fine non è che l'ho pagata più di tanto questa squadra, però per il momento non l'ho pagata così tanto. Dopo vi farò vedere cosa ho preso là davanti. Allora, terzino sinistro, secondo me, a mio parere, il più forte della Serie A. Non potevo che non mettere Alexandro, perché è veramente una garanzia. Cioè, con Alexandro veramente, raga, mi sto trovando davvero, ma davvero bene. Mi ha fatto pure un gol, se non sbaglio, sì, mi ha fatto pure un gol. E devo dire che è veramente forte. Mi aspettavo che facessero una carta if, detto sinceramente, perché se c'era me la prendevo sicuro come l'oro. Perché già è forte così, non oso immaginare con la carta if. Poi è alto, alto, quindi corre come un cazzo di dannato. Soprattutto è molto offensivo questo terzino. Poi, terzino destro, l'ho preso perché non c'era Florenzi if. Ho preso lui e ho detto, ma sì, lo provo, magari per non pagare. Aspettate, lui l'ho pagato 8.400 crediti, Cioè, Chiellini l'ho pagato 34.500 crediti. Un totale della difesa sono un totale di 50.000 crediti, più o meno. Forse un pelo di più. No, sì, forse sì, un pelo di più. Però sono quasi più di 50.000 crediti soltanto di difesa, compreso il portiere. Ho preso Perez perché volevo prendere Florenzi io, perché c'aveva delle statistiche assurde pure lui, no? Però devo dire che anche con Perez mi trovo davvero bene. Ho fatto una partita prima che mi sono qualificato alla Weekend League, e mi teneva Royce, e la partita prima mi teneva Hazard. Cioè, devo dire che è davvero forte questo terzino. Mi sembra che non l'avevo ancora preso nella Serie A con lui, non mi ricordo. Però, cioè, sono curioso più avanti, magari vorrei provare Florenzi if, che costa più di 200.000 crediti, non riesco a capire il perché. Però per il momento mi va bene molto lui. Allora, adesso partiamo siamo nella parte cruciale della mia squadra, perché bene o male la difesa
è questa, no? Però in attacco, dai, centrocampo, partiamo dal centrocampo, dai. Centrocampo abbiamo Nainggolan, Khedira e poi usiamo Marchisio. Allora, devo dire una cosa. Devo dire che Khedira non riesco a capire il motivo, è quello che si stanca prima di tutti della squadra, non riesco a capire il motivo, però devo dire che là in mezzo, anche nonostante ha 66 di velocità, quell'85 di fisico ne vale molti, molti di più, perché tiene testa a giocatori magari che hanno anche 90 di fisico e soprattutto è un 89, però di testa in mezzo al campo me le prende quasi sempre tutte lui. Diciamo che Khedira è più un mediano, ecco, non è uno che va avanti, cioè nella realtà è uno che è sempre in mezzo all'aria, però secondo me su FIFA con questa velocità qui secondo me è un più un CDC, ecco, tra virgolette, però mi trovo molto bene con Khedira lì in mezzo al campo. Beh, poi Marchisio non potevo non prenderlo, l'ho pagato 40.750 crediti, mi ha fatto 15 partite, 5 gol. Aspettate, poi forse non... Aspettate, vediamo un po'. Anche Nainggolan è forte, eh. Nainggolan ha pagato 57.000 crediti. Cioè, è un puttanaio per un centrocampista. Molti miei amici mi hanno detto di aspettare a comprarlo e comprarlo IF, però costa l'ira di Cristo, cioè... Io volevo prendermi questa squadra perché ho notato che i prezzi si stavano abbassando molto, soprattutto nei giocatori normali. E devo dire che Nainggolan è uno che spinge Khedira, sia in difesa sia in attacco. Nainggolan lo trovi dappertutto, c'è anche un buon fisico e soprattutto anche un buon tiro. Però nel centrocampo quello che mi piace di più secondo me è Marchisio. Non so per quale motivo, ma Marchisio con quelle 4 stelle skill, piede debole, mossa abilità, mi ci trovo molto molto bene. Molto molto bene. Poi non so, consigliatemi nei commenti chi volete che compri. Non so, qualche credito ce l'ho ancora da parte, mi sembra di avere 45.000 crediti da parte, potrei comprarmi ancora qualcuno, magari un Pjanic o un Amsic, perché detto sinceramente non saprei che chi altro prendere in centrocampo, perché alla fine il centrocampo più forte della Serie A, tra virgolette, è questo. Però dai, io per intanto mi trovo bene con queste, lasciatemi nei commenti qualche consiglio da comprare qualcuno di nuovo, ecco. Allora, adesso siamo nella parte principale della mia squadra. Allora, l'attaccante, ero indeciso, però non so perché mi sono buttato su Icardi. Volevo prendere Dybala normale, no? Però ho visto questi Icardi qui che oltretutto era 87 con cacciatore, e perché è da tanto che non gioco FIFA, no? Mi sembra che sia diventato 88, perché io sono sicuro che era 87 Icardi. Non vorrei dire una cazzo, l'ho pagato 75.000 crediti, che per essere un 87 IF è poco, secondo il mio parere. Poi guardate, c'ha delle statistiche assurde, cioè, togliendo la mossa abilità magari, che non è molto uno che fa skill Icardi, però c'ha quel 91 di tiro, oh scusate ho sbagliato, scusate il joystick, c'ha quel 91 di tiro, quell'88 di dribbling, che sono veramente, ma veramente un botto, cioè... Mi ci trovo davvero bene con lui, soprattutto. Beh, ve lo faccio vedere dopo come uso questa squadra. Perché Icardi veramente mi ci trovo davvero, ma davvero bene. Non c'è un cazzo di. Magari più avanti comprerò Dybala, eh. Molti miei amici mi hanno consigliato di comprare Dybala IF, Nainggolan IF, però non c'ho crediti. Cioè, se magari sculassi qualche volta nella Food Champions, potrei anche pensarci, ecco. Però per il momento, per la weekend league di questa settimana, io giocherò con questa squadra qui e penso che per un bel po' la terrò, perché mi ho detto sinceramente, mi ero rotto i coglioni della Premier League. Poi ATS, ho fatto la Serie A soprattutto per lui, adesso vedrete chi è, ed è Perisic, che era 85 mi sembra, è diventato 86. Ho fatto la Serie A apposta per lui, perché devo dire che quando giocavo in Food Champions, il giocatore che mi rompeva di più i coglioni, oltre a Martial forse, era lui. Cioè, togliendo, cioè, non è da paragonare Perisic a Hazard, Royce, per carità di Dio, sono forti, però non sono buggati quanto lui. Cioè, guardate che statistiche ha. Oh, porca puttana, guardate che statistiche ha. 87 di velocità, 87 di tiro, 83 di passaggio, 86 di dribbling. Poi per carità di Dio c'ho 81 di fisico, però guardate il piede debole, guardate il piede debole, guardate le partite giocate e guardate i gol fatti.
Ah, mi ha fatto 15 partite, 15 gol e 11 assist. Fidatevi che di quei 15 gol me li ha fatti quasi tutti di sinistro. Tutti di sinistro me li ha fatti. Ho preso lui apposta perché c'ha un sinistro che è come se fosse ambidestro, cioè non ha un piede, ecco, mi sembra che sia piede destro appunto, però è più mancino che destro. Mi ha fatto 15 gol, non 15 ma 13 tutti me li ha fatti con il piede sinistro, ci scommetto il cazzo. Però fidatevi, prendetevi lui, non... io vi consiglio lui come ATS, non prendetevi magari Insigne, per carità di Dio, è anche veloce. Prendetevi lui perché è veramente, ma veramente forte. L'ho pagato 87.500 crediti, che è poco per com'è. Perché guardate cosa mi ha fatto. Mi ha fatto 15 partite, 15 gol e 11 assist. Che cazzo vi devo dire di più. E poi, come ATD, se avete notato, c'è tutta la fascia destra, che è Roma, è romana, no? E ATD, chi volete che avrei preso? Ta-dan! Che oltretutto era 80... Era 85-84 mi sembra di overall. E l'hanno aumentato 86 anche lui, raga. Cioè, io ho preso, lo dico sinceramente, ho preso Salah perché c'ha quel 95 di velocità e c'ha quel 90 di dribbling che fa paura. Anche lui, come vedete, c'ha 4 stelle, 4 stelle skill, mosse abilità. Mi ha fatto 15 partite, 18 gol e 9 assist. Anche lui, diciamo che questa squadra è basata molto più su Perisic e Salah, non tanto per Icardi, perché adesso vi faccio vedere Icardi come lo uso. Guarda, beh, l'ho pagato 139.000 crediti, però secondo me ne valgono tutti. Diciamo che mi sono messo di impegno a fare questa squadra perché ho cercato il prezzo più basso per ogni singolo giocatore. Allora, adesso vi voglio far vedere una cosa. Com'è che si fa? Che non mi ricordo. Istruzione giocatore. Allora, volevo farvi vedere Icardi. Icardi... non so se mi è rimasto. Dove cazzo è? Intercettazione, attacco equilibrato, ampiezza bilanciata. No, aspetta, dove cazzo è? Ah, ecco forse perché mi si era buggato. Perché? No, però nell'altra, perché questa qui è la selezione, la rosa in cui metto questa cosa qui non me la salva molto probabilmente. Però io, quando gioco con Icardi, lo metto a far salire la squadra. Se avete notato, Icardi non mi ha fatto più di tanti gol alla fine, me li hanno fatti molti di più Perisic e Salah. Tutto questo è perché io lo uso con fai salire la squadra, cioè che si appoggia al centrale di difesa e fa salire tutta la squadra e soprattutto gli attaccanti esterni, no? Io vi consiglio di usarlo così. Poi avevo messo anche Marchisio avevo messo, aspettate che non mi ricordo. No, Marchisio non mi ricordo. Piazzamento libero. Più che altro forse avevo messo supporta manovra offensiva. Avevo messo Avanza e poi nell'altro avevo messo Khedira che rimane dietro. Visto che Khedira c'ha magari un po' più di fisico. Avevo messo così. Avevo cambiato, se non mi sbaglio avevo cambiato anche Perisic, se non vorrei dire una cazzata. Allora, Perisic avevo messo, cos'è che avevo messo? No, non inserisciti alle spalle, neanche questo. No, avevo lasciato così. Avevo cambiato Icardi e Marchisio e Khedira. Però io ve la consiglio così. Questa qui è la mia squadra. Ricordatevi di mettere Icardi che fa salire la squadra e Marchisio che avanza quando è in attacco e Khedira che rimane dietro quando siamo in attacco. Raga, io adesso vi faccio vedere che mi sono qualificato alla Weekend League. Magari non ci credete. Mi è andato un po'. Sono qualificato, erano 8, al secondo tentativo mi sono qualificato. E niente, questa qui, avevo fatto 14 minuti di video che sarebbe uno school build, tra virgolette. Niente raga, se volete lasciate sotto nei commenti qualche consiglio che può essermi molto utile. Lasciamo un bel, fatemi vedere che ci siete con un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, siamo quasi arrivati a 2000 iscritti. E io vi prometto che ai 2000 iscritti vi farò vedere la mia macchina che suona ancora con Gigi D'Agostino, perché ve l'avevo promesso. E niente, passate dalla mia pagina Facebook, è sempre in descrizione, come Snapchat e Instagram. E niente, ci becchiamo alla prossima e da Beppe è tutto. Bella!